Ciao Tipi Team, benvenuti in una nuova serie veloce e carina a tema DIY. Quindi 2,70 è il nostro numero fortunato e quindi 2 minuti e 70 sono circa 3 minuti e 10. Bene, faremo dei progetti creativi in pochissimo tempo da realizzare facilmente anche a casa vostra. Nella puntata di oggi andiamo a realizzare il manichino delle LOL, quello dei negozi. Lo faremo utilizzando questa plastichina che trovate in tutte quante le LOL, quella che tiene fermi i vestiti mentre scartate la vostra LOL. Io sono sicura che tanto voi le conservate, quindi è arrivato il momento di utilizzarle. Eccola qui, ve la faccio vedere anche da vicino così la vedete meglio. Allora dovremmo andarla a colorare e poi a praticamente appoggiare a questo bastoncino, e questo bastoncino lo infilzeremo, lo incolleremo su un tappo di bottiglia, quindi tutte cose che potete trovare in casa. Questo è un semplice tubicino preso dai banciuballoni, i palloncini, ma ne troverete sicuramente qualcuno in casa, e questo è un normale tappo di una normale bottiglia. Vi servirà un po' di colla a caldo e dello smalto per le unghie. Io utilizzerò proprio quello che ho sulle mani adesso. Prima di cominciare qualche piccolo consiglio: la colla a caldo può bruciare, quindi chiedi il permesso a un adulto, oppure se sei troppo piccolino fatti aiutare. Altra cosa, iscriviti al canale perché qui ci sono sempre contenuti, storie, unboxing e divertimento di qualità, e quindi metti un like e diventa parte del Tipi Team. E adesso vediamo come nasce il nostro manichino mettendo un po' di musica, così ci divertiamo di più. Buona visione! Carino, a me fa ridere, mi sembra un polletto, tutto lilla, però veste perfettamente i vostri vestitini delle LOL e quindi potrete utilizzarlo nel pop-up store. Se non lo avete potrete realizzare un negozio delle LOL da voi, fai da te, insomma, offre ore e ore di gioco ed è anche molto divertente da realizzare. Ragazzi, vi ricordo che ogni lunedì esce anche un nostro video su Mega Wow, quindi correte anche su Mega Wow e iscrivetevi. Iscrivetevi anche a questo canale e anche seguiteci nella posta di Babù, perché ogni giorno ci sono letterine a colazione e tanti contenuti per voi, e spero di avervi sempre perché siete tantissimi. A proposito, se fate questo tutorial taggatemi Babuit, perché così lo metterò nelle mie storie su Instagram. Che altro dirvi? Qui vi metto i bollini dei canali, qui qualcosa di carino da vedere da poco. Ciao!